La Juventus sarebbe interessata all'acquisto di Santiago Arias, terzino destro del PSV Eindhoven, eletto miglior giocatore dell'Eredivisie, il campionato olandese. Ha disputato una stagione intera da titolare, circa 30 partite, 3 gol e 6 assist. È un destro naturale, nato il 13 gennaio 1992, quindi ha già compiuto 26 anni, un'età ideale secondo me per acquistare un terzino. È la stessa età alla quale acquistammo grosso modo Alex Sandro. È un giocatore colombiano, andrà a disputare il mondiale. Infatti l'affare fondamentalmente sarà concluso, se sarà concluso, dopo il mondiale. Ma c'è stato un incontro conoscitivo, da quanto riporta Sky Sport, ma anche altre fonti abbastanza attendibili di calciomercato. Un incontro conoscitivo che ha visto Arias arrivare a Torino con i suoi agenti e visitare anche le strutture bianconere, cosa che ha già fatto anche Emre Can, rispetto al quale si prevede invece l'annuncio dopo la finale di Champions di Kiev, giustamente per una questione anche di dare modo alla stagione prima di concludersi, per poi parlare effettivamente di mercato. Però è una notizia molto importante quella di questo interessamento della Juventus per Arias. Potrebbe anche non farsi nulla, ma è molto probabile in questo momento invece che l'affare vada felicemente in porto. Arias ha un contratto fino al giugno 2019, quindi praticamente andrà in scadenza l'anno prossimo, cioè all'inizio della prossima stagione, quindi anche un momento favorevole per acquistarlo. Ha una valutazione di mercato di circa 15 milioni, quindi assolutamente non elevata. La Juventus diciamo che potrebbe anche aggiudicarselo per una cifra inferiore invece a 30, diciamo, possiamo ipotizzare 30 milioni, anche meno, più o meno quanto pagammo Alex Sandro. Quindi un acquisto intelligente, e parliamo di un terzino destro, destro naturale che può giocare anche a sinistra, ma ha fatto questa stagione per intero a destra, e come vi dicevo, è eletto miglior giocatore del campionato olandese, e gioca con il PSV nel 4-3-3. Un altro indizio interessante, un indizio che ci fa capire anche più o meno che Juve vedremo l'anno prossimo, molto vagamente, grandi linee, anche perché siamo ancora in una situazione di incertezza rispetto alla permanenza o meno di Massimiliano Allegri come allenatore della Juventus anche la prossima stagione. Allegri in queste ultime partite sta provando quadrato terzino, in realtà più in maniera più per improvvisazione, per necessità, per urgenza, che non per un programma, per un piano programmato, per diciamo un qualcosa di studiato fin dall'inizio della stagione, ma comunque lo sta provando. E quindi immaginare Arias in quel posto, in quella stessa posizione, lui che invece è più che quadrato, è veramente terzino destro ed è altrettanto come quadrato colombiano, non è, diciamo, un passaggio tanto difficile, cioè sarebbe quasi una cosa logica a questo punto. Arias, come vi dicevo, disputerà il mondiale con la Colombia, quindi ogni discorso chiaramente è rimandato dopo il mondiale, ma la Juventus sembra ad ottimo punto per acquistare il giocatore. E dicevo, sarebbe a questo punto ipotizzabile una Juventus del prossimo anno, al netto di cambi in panchina, comunque basata sul 4-3-3, con Arias terzino destro, De Sciglio che può giocare sia a destra che a sinistra, utilizzabile sia come vice Arias sia contemporaneamente a sinistra. E bisognerebbe a questo punto poi discutere circa la permanenza di Alex Sandro e dello stesso Cuadrado. Cuadrado che secondo me resterà, perché anzi l'eventuale acquisto di Arias consentirebbe al giocatore colombiano, parlo di Juan, già alla Juventus, di essere impiegato maggiormente in posizione avanzata, senza quindi dover anche essere utile in quel ruolo di terzino, come lo stiamo vedendo pochissimo in questo finale di stagione. Per quanto riguarda Alex Sandro, il discorso è più ampio. Io credo probabilmente che sarà venduto per una cifra che comunque consentirà alla Juventus di fare ottima plusvalenza, visto che il rendimento di quest'anno è stato abbastanza basso, insufficiente da parte di Alex Sandro, e visto che probabilmente il giocatore aveva intenzione di andare via già l'estate scorsa, come si era già detto. Sono comunque trattative poi da valutare. E un'altra not nota, un'altra cosa da notare è che Arias, come appunto Cuadrado, essendo colombiano, è extracomunitario, e quindi rispetto a questo, diciamo, vincolerebbe un po' il successivo mercato della Juventus, perché Arias può sicuramente venire. Contiamo che possiamo prenderne due di extracomunitari, perché esce a Samoa, quindi ci libera comunque, c'è la possibilità di prenderne uno, di prendere un altro oltre Arias, ma non più di un altro. Quindi avremmo già occupato uno dei possibili nuovi slot da extracomunitari. Altro discorso da fare rispetto alle liste. C'è soltanto da aspettare. Io vi saluto intanto, vi rimando ai prossimi video, e per non perderli iscrivetevi
al canale. Date un'occhiata ai link nella descrizione che rimandano in particolare ai miei profili social, seguitemi anche lì, quindi anche al di fuori di YouTube, e datemi i vostri commenti qui sotto con quello che pensate di questa possibile, di questo possibile acquisto da parte della Juventus di Santiago Arias. A presto e sempre Forza Juve!